Ma ritorniamo alla Formula 1, Manuel Codignoni, la Q1 Gran Premio di Stiria in Austria. La Q1 si è conclusa e c'è subito un colpo di scena. Tra i 5 piloti eliminati c'è Sergio Perez con la Racing Point, che, lo ricordiamo, si tratta a tutti gli effetti di una Mercedes del 2019 dipinta di rosa. Sergio Perez, che ieri nelle libere era addirittura in terza posizione, ha lottato per il podio sulla stessa pista una settimana fa, è rimasto fuori dalla Q1. E assieme a lui eliminati Raikkonen, Latifi, Giovinazzi e Grosjean. Lo stesso Giovinazzi è andato a sbattere causando una bandiera rossa, nessuna conseguenza ovviamente per lui. E ritorniamo a sentire da Manuel Codignoni che cosa sta accadendo in Austria verso la pole del Gran Premio di Stiria. Cosa sta accadendo, volendo fare una battuta, perché di questa acqua... ti ho servito un assist a porta vuota. Sì, perché di acqua in pista ce n'è tanta. 7 minuti e 50 al termine della Q2, le Ferrari in nona posizione, Sebastian Vettel in dodicesima, dunque al momento fuori dal novero dei 10 piloti che si andrebbero a giocare la pole Charles Leclerc, ma come detto la situazione è in costante e continua evoluzione. Sta migliorando il suo tempo Leclerc, infatti si piazza ma solamente in decima posizione, dunque resta ancora a rischio una Ferrari che dunque evidentemente, sappiamo, delle difficoltà palesate dalla vettura di Maranello anche nello scorso weekend, sono stati portati degli aggiornamenti che sono stati valutati nella giornata di ieri in maniera tutto sommato positiva, ma insomma stanno facendo fatica le due vetture di Maranello, decima e undicesima in questo momento, perché è andata a migliorare anche Carlos Sainz, andando a mettere fuori Leclerc, a rischio c'è Sebastian Vettel, mentre intanto arriva una comunicazione che l'incidente che ha visto coinvolto Charles Leclerc e Daniel Kvyat, probabilmente si tratta di un'incomprensione in pista, verrà investigato dopo la sessione. Se dovesse peggiorare la situazione, quindi i tempi dovessero alzarsi, è chiaro che Leclerc, che è in undicesima posizione, difficilmente riuscirà a migliorare il suo tempo. I Ferrari non stanno migliorando i loro tempi, in realtà nessuno sta migliorando il proprio tempo in questa fase, e questo ci fa pensare che le condizioni della pista siano peggiorate e che potrebbe insomma essere una disdetta per la Ferrari quando mancano proprio 2 minuti al termine del Q2. Ascoltiamo Leclerc. To keep pushing all the time, push all the time. Push all the time, spingere di continuo fino alla fine. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro, quello che l'ingegnere di Leclerc dà al suo pilota: spingere per cercare di guadagnare quegli 83 millesimi, meno di un decimo, che lo separano dal decimo posto occupato, ironia della sorte, dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Sarà complicato perché, lo abbiamo detto, le condizioni della pista stanno peggiorando, e infatti vediamo che il tempo di Leclerc è peggiore di 4 decimi rispetto al suo precedente nel secondo parziale. Ci sta provando Charles Leclerc, ci stanno provando tutti a cercare di migliorarsi. Chiude il suo tempo Charles Leclerc in 1:20:07, che non è un buon tempo, non è un tempo sufficiente a scalare, ad andare a issarsi nelle prime 10 posizioni. Leclerc sta chiudendo un giro, ma è un giro che non ci pare interessante, e non è così. Infatti 1:04 più lento di Sebastian Vettel, l'hanno preso tutti quanti bandiera, e allora il secondo colpo di scena dopo l'eliminazione di Sergio Perez nel Q1, l'eliminazione di Charles Leclerc nella Q2, che paga 83 millesimi di troppo rispetto al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Decima e undicesima le Ferrari al termine del Q2, esattamente come sull'asciutto. 5 minuti al termine, Lewis Hamilton si sta migliorando, si è migliorato nel primo parziale e ora nella parte mista della pista. Skoda, anche la Mercedes di Lewis Hamilton, che fa il parziale record nel secondo settore ed ora sta affrontando l'ultima parte della pista. Seguiamo questo tentativo di Lewis Hamilton per capire se andrà a scalzare Valtteri Bottas dalla prima posizione. Al momento è 1-2 Mercedes, con Bottas davanti a Hamilton, e Verstappen affronta l'ultima parte della pista, il 6 volte campione del mondo, è sul rettilineo del traguardo, va a chiudere il giro e migliora portandosi in pole position provvisoria con il tempo di 1:20:06, di fila 4 decimi quasi a Valtteri Bottas. Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Norris, questa è top 5, seguono Gasly, Albon, Ricciardo, Sainz e Sebastian Vettel. Vediamo un'informazione che ci arriva dal race control: viene cancellato il tempo di 1:27:05 a Lando Norris per aver superato i famigerati track limits, ovvero il limite della carreggiata in curva 9, dunque cancellato il tempo a Lando Norris, mentre intanto anche Alexander Albon va migliorando. Si ascoltiamo Verstappen però.
non vedo assolutamente niente, non posso vedere, non riesco a vedere niente, si lamenta della nube d'acqua, della visibilità. Max Verstappen che ora zigzaga il rettilineo per far scaldare le gomme, sta facendo un giro lento per far raffreddare le gomme per poi andarsi a lanciare. Si migliora Sebastian Vettel, che resta però in nona posizione. Hamilton, Bottas, Albon, Verstappen, questi i primi quattro. La pista si sta velocizzando, Max Verstappen è balzato al comando, ma ora al comando probabilmente ci andrà a balzare Lewis Hamilton, che migliora il tempo di Verstappen di 7 decimi addirittura, 1:19.7. Rifila 7 decimi a Max Verstappen e 1:03 al compagno di squadra Valtteri Bottas. È evidente che la pista si sta asciugando, 35 secondi alla bandiera a scacchi. Ricciardo si migliora, sale in settima posizione, al comando resta Lewis Hamilton, davanti a Max Verstappen, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Pierre Gasly in quinta posizione, quindi la McLaren di Carlos Sainz sesto, che viene però scavalcato dalla Renault di Ocon, che si issa in terza posizione e lo fa scivolare in settima posizione. Non si schioda dalla nona invece la Ferrari superstite, quella di Sebastian Vettel, a chiudere la top ten Lando Norris, a cui in precedenza è stato cancellato un giro per aver superato i track limits. Mette attenzione a Max Verstappen, che fa il record nel primo settore, 19:02. Diventa cruciale anche scegliere il timing giusto per essere in condizioni di bagnato quando la pista va via asciugandosi per il passaggio delle macchine, per cercare di essere il più possibile gli ultimi a chiudere il giro. Bandiere gialle, attenzione, bandiere gialle in pista che vengono però subito tolte. Il race control ci informa che le bandiere gialle sono tolte, dunque si può andare a cercare di chiudere il giro senza dover rallentare. Scoda la Red Bull di Max Verstappen nel tratto misto della pista. Attenzione a Hamilton, che toglie Verstappen però il record nel primo settore. Sarà sfida a due tra Verstappen e Hamilton, con Verstappen che si gira. Verstappen si gira, si è girato un testa coda sul bagnato, nessun problema, alla penultima curva si è fatto tutto il rettilineo di traverso. Immaginiamo, bandiere gialle a questo punto nell'ultimo settore, e immaginiamo che difficilmente qualcuno potrà andare a migliorare il suo tempo. Lo fa Sainz, che prende bandiera, era poco davanti Verstappen e si issa in terza posizione con la McLaren. Hamilton va a completare il suo giro, record anche nel secondo settore, sta facendo tutta fucsia la sua striscia dei tempi. Lewis Hamilton vuole andare a migliorare il tempo, nonostante di fatto non ne abbia bisogno, perché i tempi di Valtteri Bottas non sono buoni come i suoi. Rettilineo del traguardo per Valtteri Bottas, che sale in quarta posizione. A questo punto hanno preso tutti quanti bandiera a scacchi tranne Vettel, Albon e Hamilton. La prende Hamilton in questo momento, 1:19.2, rifila 1:02 a Max Verstappen in seconda posizione, e a parità di macchina 1:04 al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che è quarto. Tra le Red Bull e le Mercedes si è infilata una McLaren, quella di Carlos Sainz, che è terzo, quindi Ocon, Norris, Albon, Gasly, Ricciardo e Vettel. Questa la classifica del Q3, che sarà poi anche l'ordine di partenza, perché sto vedendo il monitor dei tempi. Albon ha rallentato nel secondo settore, evidentemente un testa coda probabilmente, o un lungo, dopo aver fatto il suo miglior tempo nel primo settore. Anche Sebastian Vettel non migliore. Allora questa è la classifica definitiva, pole position nel Gran Premio della Stiria per Lewis Hamilton, davanti a Max Verstappen 1:02 rifilato da Hamilton a Verstappen, quindi Sainz in seconda fila con la prima delle due McLaren, davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Seguono in terza fila Ocon e Norris, con Norris che si è qualificato sesto ma partirà nono per la penalizzazione rimediata al termine delle prove libere, quindi Albon, Gasly, Ricciardo e a chiudere la top ten Vettel. Questo è Hamilton che ringrazia il suo ingegnere di pista dicendo mega job, gran lavoro, una grande prestazione, e insomma Zappelloni, gran lotta tra quei due là davanti, ma Hamilton ha rifilato 1:02 a Verstappen e 1:04 al compagno di squadra.